Jean Ergas, capo economista di Tigris Financial Partners. Buon pomeriggio Jean, ben ritrovato sulle fonti. Grazie, è sempre un grandissimo piacere, un grandissimo onore, grazie. Partiamo naturalmente dai numeri sul lavoro, un non-farm payrolls estremamente positivo, decisamente sopra l'attesa, sì, credo che tra poco parla anche Joe Biden, che sicuramente ha qualche difficoltà in termini di sondaggi, bene però il mercato del lavoro, e dunque possiamo dire francamente che diciamo una Fed aggressiva è imminente? Assolutamente sì, noi crediamo che anche se fosse stato sui meno 100.000 come alcuni prevedevano, io non mi aspettavo granché francamente, ma non mi aspettavo assolutamente una catastrofe, ossia la Fed avrebbe proseguito sulla retta via, ossia retta o no, ossia, quella è la loro via che hanno ormai tracciato, che è quella del trittico, che è di ridurre, finire il QE, di aumentare i tassi e poi procedere alla riduzione del bilancio. Dunque noi vediamo questi come punti canonici, dove ci sono solamente leggere divergenze all'interno del comitato centrale Federal Reserve, tra virgolette, che è la FONC, ossia sulla tattica ma non sulla strategia. Questo è estremamente importante. La Fed vede l'economia americana da un'ottica bottom up, indicatori a alta frequenza, mercato del lavoro che è fortissimo, jobless claims che si mantengono nonostante gli avvertimenti continui che noi dobbiamo soffrirci qui dei disfattisti, e come io scherzosamente la quinta colonna, che prevedono la fine del mondo, la fine dell'universo, ossia questa è un'economia che ancora sta pistando. Io trovo molto interessante un fatto che nonostante che il mese di dicembre, ossia fosse già imperfezzando l'ondata Omicron, abbiano aumentato i posti nella ristorazione, dunque in quei settori che sono più diretto contatto con il pubblico, e questo è estremamente importante, e più sta la revisione all'insù degli aumenti, ossia di posti dei mesi precedenti, per quasi 709.000. Dunque tutto questo, ossia cosa stiamo vedendo qui? Stiamo vedendo un combaciare, e una fusione, un punto di incontro, di tangency, di intersezione, tra quello che noi vedevamo qui proprio sul terreno, di cui io discussi moltissimo quando disse qui c'è un'economia molto forte, e di dati ufficiali. Ossia questo è estremamente semplice, questa è un'economia che pista, qui c'è un tasso anche direi chiaramente, ossia di interesse che è sicuramente troppo basso in rapporto a quella che è la realtà economica, dunque dovrà essere aggiustato, e vediamo anche la forza partecipazione, la percezione della forza lavoro che aumenta abbastanza, questo è un grosso aumento, siamo quasi vicini a dove eravamo pre-crisi, e vediamo anche un fatto molto importante, è che qui c'è un fondamentale cambiamento all'interno dell'economia americana. Prima c'erano due economie, c'era l'economia salariale, quella dei più benestanti, con dei skills, con delle vere abilità, ossia alto livello, e questi erano ben pagati ed era un lavoro costante e avevano potere salariale. E poi c'era l'economia pressoché delle piantagioni, quello dei braccianti, chiaramente questo mondo qui, di questa massa di manovra fluttuante che erano i servizi con poco potere salariale. Oramai questo divario si sta chiudendo e vediamo anche chiaramente che questa economia americana si avvia a un'altra struttura dal punto di vista del mercato del lavoro, che potrà avere delle conseguenze per il futuro. Dunque questo è un dato per me molto positivo, mi piace molto, mi piace anche molto il manufacturing che continua a pistare a 57,6 l'ISM manufacturing, questo è un dato molto positivo perché riflette anche una fiducia a lungo termine, il consumo può essere una certa volatilità, perché chiaramente le persone cambiano opinione da un momento all'altro, come vanno le cose, come non vanno le cose, ma quando si comincia a investire sul capitale investito, sugli assets, proprio sul macchinario, allora qui c'è una determinazione che manca altrove. E noi vediamo dunque un quadro positivo per l'economia americana, un quadro forse non sarà brillante come il 2021, anno della grande ripresa, però sicuramente non sarà l'anno della catastrofe. L'unico rischio che noi vediamo è che la Fed nel suo entusiasmo, qui il signor Powell rischi il famoso cartellino rosso, gioco pericoloso, perché stringe troppo. Ossia lui deve chiaramente a questo punto segnare su corner. Cosa deve fare? Deve riuscire a contenere una spinta inflazionistica che sembra perdurare, e non siamo qui ancora troppo a guardare, diciamo, le motivazioni e le origini, ma l'effetto, e nel contempo deve fare attenzione a non frenare l'economia. Questo è un gioco di equilibrismo triplo salto mortale. A volte succede, riesce, a volte no. Ma io sono, credo che ho l'opinione che la Fed ritenga che l'economia americana sia piuttosto forte e che dunque il gioco valga la candela. Ecco, giusto per capirci, ci sono rischi di stagflazione, essendo che abbiamo visto ieri qualche PMI che suggeriva diciamo un rallentamento, poi in Europa ancora di più, abbiamo visto numeri un po' dispiacevoli, però anche negli Stati Uniti, a parte adesso del mercato del lavoro, poi i numeri sono molto discussi, bisogna vedere chi ha lavorato da casa, chi non ha lavorato da casa, potrebbero esserci poi ovviamente degli aggiustamenti, ci sono dei rischi di stagflazione se la Fed dovesse agire in una maniera un po' troppo spinta in termini di rialzi dei tassi?
questi rischi ci sono assolutamente sempre, ossia una stagflazione, una crescita più lenta. Secondo me, effettivamente la Fed ha già messo in cantiere come ipotesi che ci potrebbe essere un rallentamento della crescita causata da chiaramente un aumento dei tassi, che poi potrebbe andarsi a ripercuotere sul costo di debito, nonché diciamo, delle case, dei privati, ma anche delle imprese più piccole. Però credo che sia una stagflazione duratura. Qui non stiamo andando avanti verso la stagflazione degli anni 70, forse prima degli 80 che ho vissuto io, dove c'erano dei tassi di inflazione al 16%, la disoccupazione che era all'8%, facevi la somma, era proprio indice misery index, l'indice del vivere in maniera miserabile, che era il 24%. Qui non ci siamo, qui sono stati dei rallentamenti, però chiaramente la Fed, come tutte le banche centrali, qui stiamo vedendo emergere un nuovo consensus, come dicono i tedeschi, un nuovo zeitgeist, spirito dei tempi, dell'epoca, che è chiaramente il timing, ossia restringere questi cordoni monetari, e loro sono pronti a prendere il rischio del breve termine per poi poter fare una politica più stabile nel medio-lungo termine. Ossia vediamo una separazione dei poteri che è molto forte a questo punto tra banche centrali e mercati. Se andiamo d'accordo, benissimo, se potessero essere divergenze, bene, dicono le banche centrali, saranno di breve durata. Ecco, andiamo a vedere invece la reazione molto netta del ecomercato obbligazionario post, ovviamente non-farm payrolls. Stiamo vedendo il decennale che rende l'1,92, il rialzo del 5% insieme al trentennale, al biennale, insomma sia le T-notes di breve termine e di lunga scadenza sono in forte rialzo, per non menzionare ovviamente il mercato obbligazionario europeo, il che vuol dire che stiamo assistendo ad un selling piuttosto importante. Come mai e che cosa ci appunto segnala il mercato obbligazionario? Il mercato obbligazionario ci segnala due cose estremamente semplici. Primo, che la crescita è più forte di quello che si prevedeva. Tutti dicevano qui, guardate, ci sarà un disastro sul mercato del lavoro statunitense, 400.000 posti persi, assolutamente questo non è stato il caso e dunque questo ci indica che questa economia non è caput, ossia qui non siamo al quindicesimo round, esanimi sul pavimento. Due, che la Fed a questo punto secondo noi non ha più remore, ossia io non dico che la Fed sparerà tipo un M16 su tiro automatico, però andando alla facoltà a questo punto, ricordiamoci, qual era il grande cruccio della Fed? Era il mercato del lavoro. Loro hanno detto più volte, noi confermiamo, visto questi dati, che noi qui in questo paese siamo al pieno impiego. Siamo al pieno impiego. Qui stiamo vedendo fuori forza lavoro che noi eravamo insospettate, dove stanno uscendo queste 460.000 persone, bisogna vedere. Vediamo una cosa molto interessante che continuo a menzionare, che è U6, che è la misura della disoccupazione su scala più grande, più vasta, che include anche quelli che lavorano part time, che vorrebbero lavorare di più. Siamo al 7,1, questo è un tasso abbastanza basso. Qui siamo a dei tassi di U6 che sono praticamente a quelli della pre-crisi, quando c'era veramente un'economia molto forte negli Stati Uniti. Dunque, Federal Reserve, secondo noi, va avanti, questo è chiaro, il mercato obbligazionario lo ha capito, qui non ci sono più remore, è caduta l'ultima pregiudiziale che era il mercato del lavoro e a questo punto loro andranno avanti sulla loro strada, è estremamente semplice, qui non siamo più a un solo rialzo dei tassi, qui siamo alla famosa onda lunga, per usare la famosa frase di Craxi d'Italia degli anni 80 in un altro contesto. E vediamo anche, molto interessante, non dico ciò influisca sulle decisioni dei nostri rappresentanti qui alla Federal Reserve, ma vediamo anche, come accennavo prima, questo è un fenomeno globale. Vediamo la Bank of England, hanno votato in 9 e 4 hanno detto facciamo un rialzo del 0,5%, nessuno sembra essersi stupito. La ECB, ho assistito a questa conferenza, l'ho riascoltata, chiaramente oramai anche loro stanno facendo quello che io chiamo un pivot light, verso una posizione che è dalla neutralità dove si trovavano precedentemente a quella che io chiamo la non belligeranza, nel senso di dire ho preso, mi sono schierato, non ho ancora aperto il fuoco, e secondo me prima o poi questi aprono il fuoco. Non sarà una cosa assolutamente drammatica, non credo che significherà un rovesciamento chiaramente immediato di queste spinte dei prezzi, più che in gran parte loro non possono controllare, perché sono esterne queste forze alle loro mansioni, però sicuramente qui stiamo vedendo quasi una collusione tacita, come si potrebbe dire, tra queste banche centrali. Qui si va alla spaccatura banche centrali e mercati dovranno dipendere da un'economia forte, che io credo sarà abbastanza decente per il momento.
Ecco, quindi possiamo attenderci, stavamo facendo vedere sterlina dollaro, poi ovviamente Europa ancora sta digerendo non quello che ci ha comunicato Lagarde, perché del resto ne sa troppo, però almeno non ha diciamo del tutto declinato alcuna possibilità per un rialzo dei tassi, almeno uno nel corso del 2022, anche perché sotto punto di vista inflazione inizia ad essere scottante anche in Europa. Poi il problema è che le proiezioni dei macroeconomisti delle diverse banche centrali, bisogna dire che sono state molto incorrette, nel senso né la Fed né la BCE è riuscita ad azzeccare le proprie proiezioni sia per i trimestri precedenti. Speriamo che non sarà così ovviamente per i trimestri ad avvenire. Dunque le banche centrali per il momento non sono in grado di fornire delle proiezioni concrete perché ci sono troppe variabili. Giusto per capirci, tutto ciò che ci hai detto in termini di banche centrali significa che ci saranno delle correzioni ancora più marcate rispetto a quelle che abbiamo visto da inizio anno? Sì, ci potrebbe dire sul mercato azionario, stiamo riferendo a questo. Certo. Cioè, sul mercato azionario, io penso di sì, francamente. Io penso che l'unica costante sarà questa volatilità. Noi abbiamo visto molta attività chiaramente sul settore tecnologico negli Stati Uniti, e lì abbiamo sempre detto che ci sono due fattori che sospingono questa azione, diciamo, questa attività, questo scombussolamento. Da un lato c'è chiaramente il lato obbligazione, azione tech, e dunque se salgono i tassi, devo utilizzare un tasso di sconto più elevato che mi riduce il valore attuale dei futuri cash flow, ossia sperati futuri cash flow. E dall'altro io vedo una cosa estremamente interessante a questo punto, che c'è anche un ripensamento sul modello business di queste imprese. Dunque stiamo passando da un'analisi di Shapers, ok, ossia dove c'è due variabili, x, y, x rimaneva bloccata, che era sì, i cash flow ci saranno, e y sono i tassi di interesse, a un'analisi dove c'è x e y entrambi si stanno muovendo. Dunque analisi che è statica a un'analisi dinamica. Questo crea delle incertezze. Poi c'è un altro fatto sul tech che trovo molto interessante, che ci sono moltissimi risparmi investiti nel tech. Ossia il tech ha una funzione che non è quella come per esempio, non so, dei titoli automobilistici o di pubblicità. È una funzione risparmio, dunque una duplice veste, una duplice personalità. Molti americani hanno messo tutto nel tech, vedendo il tech come una specie di conto bancario con benefits, più benefici. Allora a questo punto, se questi dovessero innervosirsi e cominciano a vendere, lì abbiamo un riversarsi, chiamiamo di liquidità negativa, di vendite molto forte, e dunque comincia a subentrare il fattore liquidità sul mercato. Allora a quel punto cosa succede? Che c'è un impatto sul potere di consumo. Noi abbiamo visto spesso in passato che gli impatti borsa sull'economia americana non scaturirono tanto dal Dow o dall'S&P 500, ma da questi titoli che crollarono. E dunque, diciamo, a questo punto cosa succede? La gente dice: io ho meno soldi di quanti ne avevo prima, spendo di meno. Dunque lì c'è il rischio. Per noi il rischio borsa chiaramente è un rischio differenziato tra le azioni tradizionali, che secondo me beneficeranno dalla spinta economica e anche di un shift da parte degli Ma la investitori, spinta e economica non quelle ha tech. raggiunto il proprio picco, Gian? Ma io credo di no, io credo che sono due cose che bisogna tenere ben conto qui. Una è la spinta economica, effettivamente nel termine della velocità della ripresa, e l'altra è il fatto che queste sono economie, queste sono società che a un certo punto, avendo coperto i costi fissi, chiaramente hanno la leva operativa, e dunque non ci vuole più questo enorme balzo in avanti dell'economia a livello del GDP per scaturire un cash flow molto forte. Ed è lì che stanno giocando molti investitori. Molti investitori non dicono: ah sì, perché tutto qua andrà rosio e il GDP andrà avanti, non so, il 3, 4, 5% all'anno. Ma ci sono dei settori che hanno ancora esaurito questa leva operativa. Io non so se sarà una cosa enorme o no, ma io credo che gli utili andando avanti saranno ancora abbastanza decenti, e il cash flow di queste imprese che hanno questa struttura dei costi sarà forte, e vedremo minor beneficio probabilmente per quelle che hanno agito tipo utilities con un'altra struttura dei costi, che erano per esempio queste grosse società media che poi soggiacciono ad anche ad altri rischi. Tutto lì il discorso. Io credo che molti qui si orienteranno sul value, che costa di meno, genererà cash flow, gli dà anche un cuscinetto molto forte contro il rialzo dei tassi di interesse, e quella sarà più o meno l'antifona. Io penso che l'economia americana continuerà a crescere. Ricordiamoci che siamo partiti da una recessione, poi abbiamo avuto una ripresa molto forte, ed è chiaro che a questo punto il tasso di crescita rallenterà, ma questo non avrà un impatto simmetrico su tutti i settori.
No, sì, questo punto è importante, poi ovviamente in termini di crescita economica è normale che non si può continuare a crescere con i ritmi Chiaro. che si è cresciuto appunto nel corso del 2021, bisogna naturalmente vedere se la Fed sarà in grado di abbassare le pressioni inflazionistiche che poi di conseguenza se non potesse farlo, ecco, per diversi motivi, potrebbero avere anche un impatto negativo sulla crescita economica e poi il mercato del Giusto. lavoro. Nel frattempo invece andiamo a vedere rapidamente il dollaro, che bisogna dire in queste ultime giornate è stato uno dei grandi protagonisti. Abbiamo visto un rafforzamento importante dell'euro nei confronti del dollaro per ovvi motivi: da una parte la BCE, poi dall'altra parte l'indebolimento del dollaro. Però me ne rendo conto che è molto difficile fare una qualsiasi previsione, però ecco, questa debolezza del dollaro a cui abbiamo assistito nell'ultima settimana, a tuo avviso può continuare o meno? Cioè, come il vostro outlook sul dollaro? No, io tento perché io mi butto, chiaramente sono un tipo che si butta e qui se non ti butti veramente è meglio starsene a casa, secondo me, no? Concordo. No, io sono, no, io qua a un certo punto io quei discorsi dunque allora non lo so, praticamente io mi rimango a casa e faccio una cioccolata calda, perché vuol dire che sono uno che deve mentire. No, allora no, io mi butto, ossia io dico chiaramente a questo punto sì, c'è stata questa reazione e ricordiamoci cosa stiamo vedendo, stiamo vedendo una reazione verso l'euro. Sì, perché vediamo anche verso altre valute il dollaro che è forte, tipo per esempio verso il dollaro australiano, il dollaro canadese, sono due valute dove noi ci stiamo rivalutando. Siamo deboli contro l'euro, un po' più deboli contro l'euro. Quando noi ci siamo visti a Milano il 12 gennaio, ricordo perfettamente, tu mi chiedesti, mi dicesti: ma tu cosa ne pensi? Abbiamo visto un spot dollaro euro che era 1,1405, mi sembra, quel giorno. Io dissi: lo vedo su 1,1285, 1,13. Abbiamo scesi sotto quel livello, siamo tornati sopra. Cosa vedo io? Penso questa sia stata una reazione iniziale, non dico un indurimento della posizione della ECB, ma un chiarimento che c'è stato, dunque possa porre un floor. Io vedo che grande buying euro a questo punto si va esaurendo, va scemando. Io vedo un euro dollaro che probabilmente si assesterà su 1,1390, 1,1385. Leggermente sopra dove l'avessi visto, dove ho visto. Ritengo anche che probabilmente se ci sono ulteriori aumenti dei tassi di interesse, questo potrà generare un po' di preoccupazione sulla crescita globale per quei paesi, per esempio, che vivono dall'esportazione di commodities. Dunque, probabilmente vedremo anche lì un leggero indebolimento. Io credo che noi probabilmente rimarremo su un dollar index, non so quanto è, su un 96. Io non vedo grossi sconquassamenti a brevissimo termine, per come dicono in inglese, the big news is all out, ossia le grandi notizie sono già uscite, Federal Reserve, BCE. Paesi emergenti che aumentano i tassi, questo lo sapevamo, e dunque per il momento siamo abbastanza stabili. Quello che può cambiare la situazione è un fatto politico, tipo l'invasione dell'Ucraina. Infatti, Gian ha introdotto questo argomento, lo avrei fatto perché abbiamo 4 minuti, però vorrei appunto chiederti su Prego. tutto ciò che accade lì. Oggi, ricordiamo, iniziano i giochi olimpici a Pechino, si sono visti Xi Jinping e Vladimir Putin. Perché è importante? Perché questa è la prima faccia a faccia di Xi Jinping da inizio pandemia. Con chi? Con il presidente russo Vladimir Putin. Io devo dirlo, Gian, da una persona che osserva la situazione all'estera, Biden sembra in una posizione di debolezza, magari non è così, ma anche secondo i sondaggi negli Stati Uniti non è messo bene, non è messo per niente bene a causa dell'inflazione, in particolar modo poi anche per tutto il casino che ha fatto in Afghanistan. Come vedi lo sviluppo? Cioè, abbiamo intervistato diversi politologi e hanno detto che ancora c'è la possibilità di una risoluzione diplomatica. Sei d'accordo o meno? Ma io penso effettivamente sia molto semplicemente, per me l'Ucraina è la nuova Berlino. Negli anni 60, o negli anni 60, negli anni 50, il punto cruciale dei rapporti est-ovest era Berlino. I russi si muovevano, i sovieti si muovevano su Berlino, era un avvertimento. L'Ucraina è la nuova Berlino. Dunque, lì cosa si risolse? Si risolse con la diplomazia e col contenimento da parte di questa avanzata cosiddetta sovietica da parte dei paesi, la NATO e degli Stati Uniti e dei loro alleati. Stiamo tentando qui la stessa manovra. Io credo che ci possa essere un piccolo exploit diplomatico a breve termine, ma questo è un problema che perdurerà a lungo termine. Questa è una nuova situazione a Berlino, questo è un nuovo avamposto, diciamo, dove la Russia dirà: questa è la nostra sfera di influenza, il problema non sarà risolto dall'oggi al domani, non possiamo neanche sperare un armistizio, qui siamo neanche un cessate il fuoco, qui siamo a livello di una breve tregua, questo è il massimo che si possa raggiungere, perché il problema rispunterà, perché sono delle questioni storiche, trascendentali, proprio nel senso che trascendono proprio qualsivoglia
cambiamento del sistema politico, ma anche sono, diciamo, insite nella struttura di una costituzione politica, per dire, di una nazione che è la Russia e la sua relazione, le sue relazioni, del suo rapporto con paesi dall'area circostante. Questo è molto importante. Io credo che possa andare a finire male, francamente. Io non dico che ci sarà un'invasione tipo Blitzkrieg, cose di questo tipo, ma sicuramente delle pressioni. E quello che vedo io è che la Russia ha vinto. La Russia ha vinto perché sta costringendo Macron, Scholz, Biden, il loro rappresentante, a fare questo pellegrinaggio presso i rappresentanti della Russia o addirittura a Mosca per incontrarli. E questo lo trovo molto, molto, molto veramente preoccupante, perché mi ricorda un po' quello che lessi nei libri di scuola, come nel 1938 ci fu questo pellegrinaggio da parte di alcuni esponenti, diciamo, della diplomazia occidentale verso Berlino. Non vorrei fare un paragone inappropriato, però mi sembra che Putin a questo punto è riuscito a forzare il gioco, che le carte in mano ce le ha lui, perché lui è quello che decide invado o non invado, ed è molto importante ricordarsi che loro dispongono di 630 miliardi. E però c'ha la NATO contro, non solo l'Ucraina. Sì, ma lui c'ha la NATO, ma cosa farà la NATO? Questo è il vero problema, ci stavo per arrivare. La NATO dichiarerà la guerra alla Russia, interverrà sul terreno? Io non credo di no, io credo loro ho detto se loro invadono. Cosa ha detto Biden? Delle sanzioni estremamente severe che metteranno in ginocchio la Russia. I russi dicono, benissimo, fino al punto in cui tu non mi dici che tu metti le truppe in Ucraina, che tu sei pronto a morire per Kiev, che dislocherete non 8.500 o 3.000 truppe in paesi limitrofi o dell'est europeo, allora fino a quel punto io non ti credo, perché dico tu stai bluffando, tu stai facendo il minimo decentemente possibile per trovare una via d'uscita. È tutto il discorso. Qui una guerra in Ucraina non la vuole nessuno, mentre Putin dice, sai che ti dico, io continuo la pressione e forse otterrò con queste minacce quello che voglio, che è un desistere da parte della NATO e degli Stati Uniti dell'allargamento dello spazio NATO e dello spazio Unione Europea. Ultima domanda, perché dobbiamo andare in pausa, ma ci tengo. Lui è andato in Cina per cercare un sostituto al vecchio continente, cioè perché il Putin fa i profitti in Europa dal gas, questo mi sembra abbastanza ovvio, è il cliente tra virgolette più importante. Può sostituire la Cina in termini di cliente l'Europa, considerando tutte le infrastrutture in cui ha investito la Russia, se vogliamo Nord Stream 2, Nord Stream 1 e così via? Ma io credo effettivamente che la Cina non faccia un discorso commerciale quando acquista per esempio petrolio. La Cina acquista petrolio dall'Iran, ma lo fa in maniera sfacciata, sfruttata, non tenta neanche più di cercare l'origine di questo greggio. Ossia, la Cina si muove, lo fa per motivi politici. Certo, noi stiamo vedendo ristabilirsi un asse che non si nei primi anni 60, quando ci fu la rittura sino-sovietica tra Russia, ex Unione Sovietica, e la Cina popolare. Secondo me loro potrebbero sostituire per un certo periodo, ma ricordiamoci, sono proprio gli europei che non possono fare a meno di questo gas. Ossia il gas in Europa, dalla Russia, 48%. No, io mi ricordo perfettamente, nel 2004, mi sembra, a casa di mia madre, a casa nostra a Roma, all'epoca, che a un certo punto ci fu una disputa tra l'Ucraina e la Russia sul transito del gas, e noi siamo quasi morti di freddo. Ossia io dormivo, non dico scherzando, con sei coperte, quattro orsacchiotti e due ippopotami, perché non ce la facevo più. Ossia era un freddo polare, non potrei che si ripetesse. Dunque l'Europa a breve termine ha bisogno della Russia. L'Europa non vuole litigare troppo con la Russia. L'Europa non vuole fare una cosa molto importante, bloccare l'accesso dei russi al sistema dei pagamenti internazionali SWIFT. Questo li mette in ginocchio, li mette a un bel colpo. I russi lo sanno e dicono, sai che facciamo? Come ci fu nel 1917, Lenin ci insegna la famosa pace di Brest-Litovsk, dove a un certo punto l'Unione Sovietica e Russia, a quell'epoca, disse, sai che ti dico, io esco dalla guerra, faccio una pace separata con le potenze centrali. Ossia, l'hanno fatto, e qui c'è il signor Putin che guarda i manuali di storia, io faccio una pace centrale, pace separata con gli europei. Loro non vogliono troppo fare, dell'Ucraina non è che gli importi tantissimo, ossia loro non negano l'influenza politica ma non vogliono sconvolgimenti militari, vedremo come si può sistemare e poi affronterò gli Stati Uniti. Ossia, come dicevano gli inglesi, divide and rule, dividi e poi chiaramente avrai la mano più forte. Grazie mille Gian Ergas, Tigress FP, grazie e alla prossima. Grazie, Eva.